In questa sezione ci soffermeremo sul concetto di ingegneria sociale e in particolar modo ci soffermeremo sulla figura dell'ingegnere sociale. Cosa significa ingegneria sociale? Ingegneria sociale significa utilizzare il proprio ascendente e le capacità di persuasione, e facciamo attenzione al termine persuasione perché lo ritroveremo molte volte in questo corso, al fine di ingannare gli altri e manovrarli, convincendoli che l'ingegnere sociale è quello che non è. Di conseguenza, l'ingegnere sociale può usare le persone per ottenere informazioni, con o senza l'ausilio di strumenti tecnologici. E questo paragrafo introduttivo possiamo ricondurlo a Kevin Mitnick, che vedremo poi successivamente chi è. Tuttavia, già fin da ora possiamo affermare che quest'ultimo, questa persona, ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo dell'ingegneria sociale. Andiamo avanti e la questione si può riassumere nei seguenti termini. Non importa quanto le difese tecniche della tua organizzazione siano ineccepibili, se non presti attenzione al fattore umano, ogni tentativo nel lungo termine sarà inutile. Quindi qui iniziano a emergere alcuni aspetti chiave e critici relativamente all'ingegneria sociale. Il primo di questi è il fattore umano, quindi l'ingegnere sociale in qualche modo si scontrerà con questo fattore umano. E successivamente possiamo ottenere informazioni con o senza l'ausilio di strumenti tecnologici, proprio perché appunto ci stiamo concentrando sul fattore umano. Volendo citare nuovamente Mitnick, si possono investire milioni di dollari per i propri software, per l'hardware delle proprie macchine e per i dispositivi di sicurezza all'avanguardia. Ma se c'è anche un solo Ma se c'è anche solo un unico dipendente della nostra azienda che può essere manipolato con un attacco di ingegneria sociale, tutti i soldi investiti saranno inutili. E qui ci soffermiamo ancora una volta sul ruolo fondamentale che ha il fattore umano all'interno di un'organizzazione e specificamente all'interno del contesto di sicurezza informatica. Il concetto che emerge è che non è, il fattore umano non è strettamente dipendente e legato alla tecnologia, hardware e software utilizzata all'interno dell'azienda per proteggerla. Sono due contesti totalmente slegati e indipendenti. Visto che abbiamo già citato diverse volte Kevin Mitnick, cerchiamo adesso di capire chi è questa persona e perché appunto ha avuto un ruolo così importante. David Mitnick, detto Condor, è un programmatore, Fraker, Cracker e imprenditore statunitense che si è distinto per le sue notevoli capacità nel social engineering, ingegneria sociale, avendo eseguito alcune tra le più ardite incursioni nei computer del governo degli Stati Uniti. Poi, ancora, è stato catturato e è stato condannato a svariati anni di carcere. Il suo arresto e il suo trattamento in prigione hanno sollevato ampie controversie. Dal 2000 Mitnick è amministratore delegato dell'azienda di consulenza e sicurezza informatica chiamata Mitnick Security Consulting. Quindi lui è stato uno dei primi che ha approfondito e applicato l'ingegneria sociale, quindi l'abilità di manipolare le persone in un contesto informatico. E ovviamente la cosa poi ha avuto vari risvolti come stiamo leggendo, e adesso attualmente è amministratore delegato di questa società di sicurezza. E qui vediamo la fotografia di Kevin Mitnick. E quindi in questo breve video introduttivo, il concetto che deve emergere è che l'ingegnere sociale, più in generale l'ingegneria sociale, non si sofferma su una specifica tecnologia hardware o software, ma sul fattore umano e sull'arte di manipolare attraverso specifiche leve psicologiche le persone, affinché queste persone compiano azioni che altrimenti non avrebbero mai compiuto. Cerchiamo adesso di definire meglio la figura dell'ingegnere sociale. L'ingegnere sociale possiamo definirlo
in un certo senso, come uno psicologo con specializzazione in informatica, oppure, se preferiamo, come un informatico con specializzazione in psicologia. Psicologia perché? Perché al fine di compromettere il fattore umano bisogna utilizzare particolari leve psicologiche, e informatica al fine di compromettere la parte tecnica. Ovviamente ci potrà essere una predominanza della parte tecnica rispetto all'utilizzo di leve psicologiche, o viceversa, un grande utilizzo della psicologia e della manipolazione e delle conoscenze tecniche differenti. Tuttavia l'ingegnere sociale, appunto, solitamente viene emerge all'interno dei contesti informatici, telematici. Di conseguenza ci sarà sempre una componente tecnica unita comunque a una conoscenza, una buona conoscenza della parte psicologica. Nello specifico, l'ingegnere sociale utilizza particolari leve psicologiche, che poi saranno oggetto di questo corso, al fine di demolire ogni barriera mentale tra lui e la vittima prescelta. E quindi qui introduciamo un concetto molto critico e molto importante per l'ingegnere sociale, ovvero il concetto di fiducia. L'obiettivo finale è ottenere la fiducia di quest'ultima al fine di ottenere le informazioni rilevanti relativamente alla finalità dell'attacco. Qui un altro concetto importante è quello di informazioni, quindi lo scopo finale sarà sempre in qualche modo avere l'accesso a queste informazioni, solo che l'ingegnere sociale accede a queste informazioni sfruttando una componente psicologica e una certa abilità tecnica più o meno sviluppata. E per riuscire a sfruttare al meglio la componente psicologica bisogna che si ottenga la fiducia della vittima. Andiamo avanti. L'azienda di turno può implementare tutti i più efficaci meccanismi di sicurezza, e quelli classici sono firewall, antivirus, sistemi antintrusione, eccetera. Ma se l'ingegnere sociale riuscirà ad ingannare la sua vittima, non serviranno a niente. E qui ci soffermiamo su questo punto, perché non è importante quanto l'azienda abbia misure di sicurezza, hardware e software implementate. Il problema è che se sfruttando la psicologia riusciamo a manipolare la vittima, probabilmente questi meccanismi di sicurezza non funzionano, perché questi meccanismi di sicurezza hanno senso quando ragioniamo in un'ottica attaccante esterno che cerca di accedere all'interno dell'azienda sfruttando la parte, la componente tecnica, l'abilità tecnica. In questo caso invece stiamo bypassando la componente tecnica, utilizzando invece la componente psicologica, ed è per questo che l'ingegnere sociale riuscirà, se riuscirà ad ingannare la vittima in questi termini, tutte queste misure di sicurezza non serviranno a niente. E poi appunto c'è un altro grosso problema, che attualmente pochissime aziende investono nella formazione dei dipendenti. Cosa si intende per formazione? Cosa si intende con formare un dipendente? Ad esempio, corsi specifici di security awareness, quindi di consapevolezza della sicurezza all'interno di un'azienda, aggiornamenti sulle ultime minacce in ambito cyber security, simulazione ad hoc per testare l'efficacia del training. Tutti strumenti che aiutano a non farsi ingannare da un eventuale attaccante che sfrutta le leve psicologiche, quindi l'ingegneria sociale, e questo è l'unico modo per riuscire a contrastare questa abilità, questa componente psicologica. Ripeto, la parte tecnica, quindi misure di sicurezza, software e hardware, non sono sufficienti, non sono assolutamente sufficienti, e l'unico modo è puntare sulla formazione dei dipendenti, e come appena detto le possibilità sono molte. Rafforziamo ancora il concetto: il social engineering non richiede log, lavora con ogni piattaforma software o sistema operativo, usa strumenti a disposizione di chiunque o estremamente economici, supera qualsiasi sistema IDS, e ancora una volta Kevin Mitnick, che appunto rafforza il concetto che abbiamo appena detto. Perché non è importante la componente tecnica, quindi piattaforma software, sistema operativo o quant'altro, perché non agisce sulla sfera tecnica ma sulla parte psicologica.
La sicurezza informatica, facendo riferimento alla componente offensiva, si può suddividere in due differenti tipologie. Da una parte abbiamo gli attacchi rivolti alle architetture informatiche e dall'altra parte abbiamo gli attacchi rivolti alle persone. E questo ha senso proprio perché stiamo ancora una volta facendo riferimento da una parte alla componente tecnica, quindi le architetture informatiche, e dall'altra parte alla componente psicologica, quindi il fattore umano, le persone. Adesso la domanda è: quali sono i vantaggi di un attacco rivolto alle persone anziché ai sistemi? Cioè, perché io dovrei dedicarmi più alle persone, alla psicologia, al fattore umano, piuttosto che a cercare di trovare vulnerabilità all'interno di un sistema hardware o software che sia? Beh, alcune delle motivazioni sono innanzitutto i costi di esecuzione bassi, perché accedere e voler bypassare la componente tecnico hardware richiede comunque costi molto alti di esecuzione. Poi rischio di esecuzione basso, perché comunque sfruttando le leve psicologiche non andiamo a macchiare in maniera indelebile quello che è il contesto di riferimento, cosa che invece magari accade quando lavoriamo sulla parte tecnica, perché comunque lasciamo delle tracce, dei log o quant'altro, quindi il rischio è più basso. Non richiede competenze tecniche avanzate, questo è un altro motivo. Come dicevo in uno dei primi video, l'ingegnere sociale ha sicuramente una qualche base tecnica, conoscenza tecnica, ma tuttavia ha una buona, ottima conoscenza della componente psicologica. Quindi non è vero che non sono richieste competenze informatiche, perché comunque servono anche quelle, ma tuttavia abbiamo forse una predominanza della parte psicologica. Lascia poche tracce per i motivi che abbiamo appena detto e non dipende da alcuna tecnologia specifica. Altro fattore importante: ogni volta che noi vogliamo attaccare un bersaglio sulla parte tecnico software, sulla parte, scusate, software o hardware, quindi sui sistemi, dobbiamo comprendere a fondo quella specifica tecnologia, dobbiamo studiarla, capirla bene, e questo richiede appunto un costo di esecuzione più alto, anche un rischio più alto, eccetera. Invece l'ingegneria sociale non dipende da alcuna tecnologia specifica. Tuttavia, effettuare un attacco di ingegneria sociale richiede un'attenta fase di studio della vittima, del contesto di riferimento e di una scrupolosa preparazione dell'attaccante, che non deve trascurare alcun dettaglio. Quindi non è vero che però un attacco di ingegneria sociale non richiede studio e che si possa attuare immediatamente, può richiedere giorni e anche mesi di studio relativamente ad un certo soggetto. E all'ingegnere sociale è richiesta infatti una notevole capacità di osservazione e di analisi dei comportamenti umani, e qui facciamo riferimento alle quelle famose leve psicologiche che poi andremo ad introdurre nei successivi video. Quando si vogliono risolvere delle sfide CTF in generale, è necessario seguire una metodologia, ovvero un insieme di passi che da un punto A ci permettono di arrivare a un punto B, che possiamo identificarlo come la conclusione, la risoluzione della nostra sfida CTF. La metodologia che possiamo adottare e che solitamente viene utilizzata in questo tipo di sfide è la seguente. Si parte da una fase di scansione, successivamente abbiamo l'enumerazione, exploitation, privilege escalation, e opzionale, perché non è sempre detto che sia necessaria, si procede con la fase di post exploitation. Adesso ovviamente questi termini vi sembreranno oscuri, non chiari, perché appunto ancora non li abbiamo spiegati e li spiegheremo nel seguito di queste lezioni. Però questo per farvi comprendere che la metodologia che si segue non è casuale, ma appunto ha un inizio e una fine, e questi che vedete sono i passi che dovremo eseguire. Successivamente possiamo in un certo senso stimare la complessità dei passi che andremo poi a effettuare nella pratica. Le fasi sono le stesse, quelle osservate già nella tavola precedente, e sono la scansione, enumerazione, exploitation, privilege escalation, post exploitation. E associato ad ognuna di queste fasi abbiamo il livello di difficoltà.
solitamente possiamo affermare che la fase di scansione e di numerazione non è particolarmente complessa se seguiamo degli step ben precisi. La fase di exploitation può avere una certa complessità, la fase di privilege escalation è solitamente complessa, non banale, e poi la fase di post-exploitation, anche questa può presentare delle difficoltà. Tendenzialmente, ovviamente, questa è una stima, perché possiamo incontrare una macchina che richiede una fase di numerazione più complicata, più lunga, e possiamo trovare una macchina che invece ha una privilege escalation molto rapida e molto semplice. Quindi non è che questa stima vuole essere un qualcosa che è sempre valido, però tuttavia ci dà un'idea. E poi ovviamente dobbiamo fare una distinzione in base al sistema operativo. Quasi sempre ci troveremo ad operare su sistemi operativi di tipo Windows e di tipo Linux. Le fasi, come sempre, non cambiano. E poi abbiamo però delle differenze in base se stiamo agendo su una macchina Windows o Linux. Tendenzialmente scansione e numerazione sono più o meno, si procede per entrambe nello stesso modo, salvo alcune differenze. La fase di exploitation e privilege escalation invece è senza dubbio molto differente. Iniziamo adesso ad esaminare lo schema architetturale sul quale ci troveremo ad operare. Come si può osservare in questa tavola, abbiamo principalmente due differenti scenari. A sinistra abbiamo internet e a destra abbiamo la rete interna del bersaglio. Definita rete, ma potrebbe anche essere un singolo host, dipende dall'esercizio che stiamo svolgendo. Iniziamo ad esaminare la parte a sinistra, la parte internet. Come si osserva, abbiamo innanzitutto una macchina attaccante, la nostra macchina attaccante, che potrebbe avere come sistema operativo ad esempio Kali Linux o comunque qualsiasi altro sistema operativo. Quindi questa è la nostra macchina, noi ci troviamo da questa parte. Poi, se ci spostiamo verso la destra, abbiamo la macchina bersaglio, che è quella che potete osservare qui. Questa è la macchina bersaglio, la quale si esporrà quasi sicuramente con un indirizzo IP pubblico. Ovviamente ci sarà un router o un firewall nel mezzo, ma per il momento questo non è rilevante. Quindi ci sarà questo indirizzo IP pubblico al quale noi, macchina attaccante, ci dovremo andare a connettere. Dovremo puntare a questo indirizzo. Poi vedremo bene successivamente in che termini. A destra invece abbiamo la parte della rete bersaglio. La macchina bersaglio naturalmente avrà l'indirizzo IP pubblico quando si esporrà verso l'esterno e avrà l'indirizzo IP privato quando si esporrà dalla parte interna. Poi questa macchina bersaglio potrebbe eventualmente essere connessa ad una sottorete interna o a più sottoreti interne e noi, attraverso delle successive tecniche di post-exploitation definite, ad esempio una di queste si definisce pivoting, ma per adesso non ce ne preoccupiamo, ci permetteranno di arrivare e exploitare, se richiesto, se necessario, anche queste macchine. Però possiamo anche affermare che nelle sfide CTF classiche ci troveremo semplicemente a exploitare, attaccare e tra virgolette conquistare solo la macchina vittima. Non ci dovremo preoccupare di effettuare azioni di pivoting che ci permettono di arrivare alla rete interna. Ecco, questo è lo scenario sul quale ci troveremo quasi sempre ad operare. Iniziamo adesso a parlare del processo di risoluzione CTF in maniera molto molto semplificata per il momento, però così da comprendere in generale qual è il modus operandi. Allora, sulla sinistra possiamo osservare le fasi, e le fasi sono sempre le stesse. Abbiamo la scansione, abbiamo l'enumerazione, abbiamo l'exploitation e la privilege escalation. Ho rimosso per il momento la post-exploitation perché per il momento consideriamo che non ci sia. Allora, cosa succede nella fase di scansione?
La fase di scansione mi servirà per identificare quali sono le porte e servizi presenti all'interno della macchina bersaglio, o meglio, questo mi permetterà di definire quale sarà la mia potenziale superficie di attacco. Successivamente abbiamo l'enumerazione, dove devo indagare su quei servizi che sono riuscito a rilevare nella fase precedente, e questo già vi fa comprendere come sono interconnesse tutte le fasi. Se io salto la fase di scansione, non posso certo effettuare la fase di enumerazione, perché avrò una superficie di attacco potenzialmente nulla. Quindi è importante effettuare la scansione, trovare porte e servizi, indagare sui servizi. Cosa vuol dire indagare sui servizi? Beh, vuol dire cercare di scoprire quante più informazioni possibili su quel servizio. Significa strizzare praticamente il servizio affinché quest'ultimo ci fornisca tutta una serie di informazioni utili. Poi queste informazioni ci saranno utili perché? Perché nella fase di exploitation andrò a sfruttare una vulnerabilità in quel servizio su cui avevo indagato nella fase precedente, nella fase di enumerazione. Questo per evidenziare ancora una volta come sono interconnessi. Ovviamente una vulnerabilità nel servizio o su più servizi, perché non è detto che la vulnerabilità sia presente solo su un servizio, può essere su più servizi, e molto spesso non esiste un solo unico modo per risolvere una macchina CTF, ma le possibilità sono molteplici. A questo punto la fase di exploitation cosa mi dà? Solitamente mi restituisce una shell non privilegiata. Praticamente ho finito il 50% del lavoro. Sono riuscito a ottenere una shell, quindi in qualche modo sono all'interno della macchina bersaglio, tuttavia non ho ancora completato il mio lavoro, perché una shell non privilegiata, ovvero che non ha tutti i privilegi per poter eseguire azioni, è molto limitata, non mi permetterà di affermare di aver risolto al 100% la mia CTF. Ed è qui che entra infatti in gioco la fase di privilege escalation, in cui sfruttando delle misconfiguration o delle vulnerabilità locali, perché ripeto siamo già all'interno della macchina, tant'è vero si parla di local privilege escalation proprio perché no, siamo già all'interno della macchina, grazie alla fase di exploitation abbiamo ottenuto una shell non privilegiata. Perciò, sfruttando queste misconfiguration o vulnerabilità locali, ottengo una shell privilegiata. Ecco, quando ottengo questa shell privilegiata, il mio lavoro è finito. Ho praticamente il pieno controllo della macchina, ho i pieni poteri all'interno di questa macchina, non importa che sia macchina Windows o Linux, posso effettuare qualsiasi operazione e solitamente quindi la sfida termina. Quindi queste qui sono le fasi, ripeto, tutte interconnesse tra di loro, e queste qui e queste sono le attività che in linea generale dovremo svolgere. Non è sempre vero, ci possono essere delle varianti, ci possono essere delle cose un po' diverse, ma tendenzialmente il processo di risoluzione è questo. Con Wireshark possiamo specificare un determinato protocollo ed esaminare così i pacchetti di rete che sono presenti, che permettono proprio lo scambio di comunicazione su quel determinato protocollo. Facendo riferimento al modello ISOSI, che praticamente è un modello concettuale formato da 7 livelli, che ci permette di capire in ogni momento all'interno di quale flusso di scambio di pacchetti ci troviamo all'interno di un certo contesto di rete. I livelli che compongono questo modello sono, come dicevo, 7, sono il modello fisico, modello data, rete, trasporto, sessione, presentazione e applicazione. Quindi adesso iniziamo a fare una breve analisi basata proprio su l'esaminare i vari protocolli che agiscono in questi livelli di questo modello. In questa immagine, ad esempio, possiamo vedere che a livello che ad esempio tra il livello data e il livello rete abbiamo il protocollo ARP. Cos'è il protocollo ARP? Il protocollo ARP è quel protocollo che ci permette la risoluzione di un indirizzo IP nel relativo MAC address e viceversa. Vediamo adesso il funzionamento. Se io scrivo ARP protocol, vado su immagini,
Apriamo pure la prima immagine e adesso commentiamola. Come si può osservare, qui abbiamo tre macchine, macchina 192.168.52.1, 52.2 e 52.3, tutte appartenenti alla stessa sottorete e ognuna con il proprio indirizzo fisico, il cosiddetto MAC address. Ora, cosa succede? Ci sarà una di queste macchine che effettua un ARP request, ovvero chiede, in questo specifico caso, chi è 192.168.52.2 e cosa succede? Invia questa richiesta in broadcast. Dal momento che questo PC vuole comunicare con quest'altro, quindi il primo vuole comunicare col secondo, ma non sa chi è il secondo, cioè non sa che è esattamente questo, allora cosa fa? Manda una richiesta in broadcast a tutti, quindi la manda al secondo, la manda al terzo e da questa freccia si può vedere che la manda anche a tutti gli altri, qualora ce ne fossero altri, potrebbero essere 5, 10, 1000, la manderebbe a tutti. A un certo punto cosa succede? Praticamente ci sarà uno di questi PC, tutti gli altri scarteranno il pacchetto, tranne uno, che dirà: guarda, sono io, ciao, 192.168.52.1, quindi riferito, saluta quello, il PC che ha inviato l'ARP request, e gli dice: guarda, sono io, e gli dà il proprio indirizzo MAC. A questo punto il primo PC può comunicare all'interno di questo segmento locale con il PC 2. Ricordiamoci sempre che il protocollo ARP entra in gioco in contesti locali, non in contesti remoti. Quindi, a questo punto, appunto, tutti gli altri hanno scartato questo ARP request, tranne colui che si è sentito chiamato in causa e che ha risposto con un ARP reply. Adesso vediamo se riusciamo a simulare lo stesso procedimento all'interno di, utilizzando quindi Wireshark. Per cui, intanto riduciamo icona. Avviamo quindi Wireshark. Allora, la prima cosa che adesso dobbiamo fare è ripulire la cache, la cosiddetta ARP cache del nostro PC. Perché cosa succede? Ogni volta che ci viene comunicata un ARP reply, quindi ogni volta che noi riceviamo una risposta, come in questo caso, questo PC memorizza all'interno della sua memoria, appunto nell'ARP cache, il risultato di questa associazione. Ad esempio, in questo caso, nella sua ARP cache ci sarà che 192.168.52.2 corrisponde a questo MAC address. Infatti il protocollo ARP poi fa proprio questo meccanismo. Quindi quello che dobbiamo far noi è ripulirla, altrimenti non possiamo vedere il protocollo ARP in azione. Per cui apriamo quindi una finestra DOS in modalità administrator, quindi CMD destro, run as administrator, e dobbiamo digitare questo comando netsh interface ip delete arp cache. Questo è il comando che dobbiamo dare, invio. Adesso digitiamo arp-a per vedere cosa c'è all'interno di questa della memoria ARP di questo PC. Ovviamente abbiamo più interfacce, che sono quelle poi appunto relative a tutti gli adattatori. Che è successo? Ecco qui. Che sono quelle relative agli adattatori di rete che noi abbiamo, cioè sono esattamente questi. Quindi noi visualizziamo qui esattamente questi. A noi interessa nello specifico il 4, abbiamo detto, quindi lo cerchiamo ed è questo qui, l'ultimo, 192.168.163.1. Possiamo verificarlo cliccando con il tasto destro, proprietà, Internet Protocol, 192.168.163.1. E come si può vedere non c'è niente in cache, abbiamo cancellato tutto. Per cui adesso siamo pronti a vedere questo meccanismo in azione. Quindi abbiamo adesso noi che siamo questo host che vogliamo comunicare con la macchina Kali Linux. Ci troviamo praticamente in questa situazione in cui noi qui siamo l'host Windows che vogliamo comunicare con questa macchina Kali Linux. Cosa succede praticamente? Dobbiamo innanzitutto avviare questa comunicazione. Come possiamo farlo? Banalmente lanciando il comando ping,
che genera del traffico e che quindi necessita della risoluzione ARP. Per cui, prima di far questo, però, mettiamoci in ascolto con Wireshark. Quindi andiamo sull'icona a forma di ingranaggio, selezioniamo il VirtualBox Host Only Network 4, Start. Usiamo il sistema di filtraggio già spiegato in precedenza, filtrando per protocollo ARP, così da vedere solo la risoluzione ARP e da non vedere gli altri pacchetti che ci potrebbero confondere e disturbare. Bene, a questo punto scriviamo ping 192.168.163.20, che in questo caso sarebbe quest'host qui, se vogliamo rapportare tutta questa immagine. In questo momento l'host Windows non conosce il MAC address di questa 192.168.163.20, quindi mi aspetto che parta la risoluzione ARP. Noi siamo in ascolto, vediamo se effettivamente è così. Digitiamo quindi invio. Invio, ok. E come si può osservare, succede esattamente quello che abbiamo visto in questa immagine. Spostiamola sotto. Succede che il nostro PC source, ovvero noi, se noi andiamo qua, ma non c'è bisogno, possiamo anche intanto vederlo solo qui, questi qui siamo noi, che abbiamo mandato una richiesta, un ARP request in broadcast, come si può osservare, destination broadcast, a tutti, in questo caso l'unico PC presente su quella rete, è il PC Kali Linux, però l'avremo comunque inviato a tutti, esattamente quello che succede qui. Lo invia in broadcast a tutti, sono queste linee, queste rosse, come si può osservare, ARP request a tutte. E abbiamo anche l'info che ci spiega quanto ho detto, che ci dice chi è 192.168.173.20, chiede 192.168.163.1, ovvero l'adattatore di rete nello specifico, cioè noi, gli host. E quello che otteniamo è l'ARP reply da questa macchina. 192.168.163.20 is at, e questo è il MAC address, ovvero ci sta rispondendo dandoci il suo MAC address, cioè la macchina Kali Linux ci ha risposto con il suo MAC address, che possiamo anche verificare. Tor. Eccolo qui, questo è il MAC address, come si può osservare, 08.00.27.fb, eccetera, che è esattamente questo. Tutti gli altri hanno scartato il pacchetto tranne lui. Possiamo vederla anche qui, se doppio clic sul pacchetto, e qui possiamo vedere i dettagli. Qui possiamo vedere alcune informazioni sul frame, poi andiamo sulla parte Ethernet, vediamo che il destination è FFFF, ovvero broadcast. Il sorgente in questo caso è il nostro adattatore di rete 192.168.163.1, cioè esattamente quello che abbiamo visto prima. Questo qui. Questo qui è il sorgente, quello che invia è un ARP request, come possiamo vedere, address resolution protocol, quindi ARP request. Sender, eccolo qui, IP address 192.168.163.1, target IP address 192.168.163.20. Risposta, doppio clic, stesso modo, andiamo a vedere la parte non frame ma la parte Ethernet. Destination è il PC, anzi andiamo a vederlo qui, address resolution reply, il sender in questo caso sarà la macchina Kali Linux che comunica il suo MAC address al target IP address, eccolo qui il MAC address che viene comunicato. Quindi questo è il funzionamento del protocollo ARP e abbiamo visto come si effettua con Wireshark un'analisi di questo tipo. Procediamo adesso all'analisi del protocollo TCP, che si colloca a livello trasporto del modello ISOSI, come il protocollo UDP che abbiamo visto nel precedente video. Qual è la maggiore differenza tra i due protocolli? Che praticamente il protocollo TCP instaura, prima di comunicare, vuole essere sicuro che dall'altra parte ci sia qualcuno pronto a ricevere la comunicazione. Di conseguenza effettua il cosiddetto three-way handshake. Sarebbe letteralmente tradotto stretta di mano a tre vie, perché avviene in tre passaggi. Una volta che viene effettuato questo, chiamiamolo, controllo preliminare, così per garantire che poi effettivamente si possa comunicare, fatto questo, parte poi la comunicazione, quella regolare. Invece il protocollo UDP non lo fa, quindi non garantisce la
il fatto che la comunicazione vada sempre a buon fine. Infatti il protocollo DP solitamente si effettua e si utilizza in quei casi in cui non è importante, che in quei casi in che, supponendo che si perda un pacchetto, non è così rilevante. Pensiamo allo streaming video ad esempio, anche se si perde un pacchetto, poco male, però è molto più veloce e performante. Invece il protocollo TCP è più lento, proprio perché deve effettuare questo controllo preliminare, e quindi viene utilizzato in quei casi in cui vogliamo essere abbastanza sicuri che la comunicazione avvenga correttamente. Vogliamo essere garantiti, diciamo così. Detto questo, andiamo a vedere subito un'immagine di questo protocollo, di questo three-way handshake. Cosa succede? La macchina che vuole inviare la comunicazione invia un pacchetto di tipo SYN. La macchina che riceve la macchina destinatario invia un pacchetto SYNAC, dicendo quindi sì, ok, sono pronta, ci sono. La macchina client gli dice ok, perfetto, risponde con un HACK e poi parte la comunicazione bidirezionale tra client e server. Quindi questo è quello che viene chiamato three-way, proprio perché abbiamo SYN, SYNAC, HACK, ovvero uno scambio di pacchetti in tre tempi differenti, SYN, SYNAC, HACK. E poi parte, ripeto, la comunicazione, quella standard, quella regolare. Ora possiamo anche andare a vedere la struttura di un pacchetto di questo tipo, quindi andiamo qui, scriviamo TCP packet, immagini, andiamo a vedere, apriamo ad esempio, possiamo aprire, vediamo se ne troviamo una abbastanza significativa di immagini, questa qui. Come sempre, anche il protocollo TCP si appoggia sull'IP, tant'è vero che spesso si parla di protocollo TCP/IP, perché il TCP non potrebbe esistere senza il protocollo IP. Abbiamo sempre bisogno di un indirizzamento logico delle macchine, perché se non abbiamo l'indirizzamento logico non possiamo poi lavorare a livello trasporto, ovvero inserire le porte. Di conseguenza è molto importante questo punto. Senza protocollo IP non potrebbe esistere né protocollo TCP né protocollo UDP. Ha sempre bisogno di questo. In questo caso poi abbiamo varie cose, abbiamo il source port e destination port, e oltre a questo abbiamo i flag, i TCP flag, che sono quelli che appunto permettono di impostare questi flag aggiuntivi all'interno di un pacchetto. Quali sono i flag TCP? Ad esempio quelli che abbiamo visto nella precedente immagine, SYN, HACK, sono due flag del protocollo TCP. Ce ne sono altri, basta scrivere infatti su Google TCP flag e vediamo tutti i flag che compongono la struttura del pacchetto TCP. Eccoli qui ad esempio, questi sono i flag, è un'immagine. Abbiamo urgent, acknowledgement, push, reset, SYN, insomma ne abbiamo diversi, che poi vedremo successivamente quando introdurremo il concetto di scansione di una rete. In ogni caso, nel three-way handshake, per instaurare la connessione, utilizziamo solo SYN e HACK. SYN, SYNAC, HACK. Quindi adesso andiamo a vedere nella pratica questo meccanismo. Come possiamo fare? Possiamo fare in verità in diversi modi, ovvero tutti quei protocolli che utilizzano il TCP possono essere presi ad esempio. Quindi ad esempio abbiamo Telnet che lo utilizza. Però quello che adesso facciamo una cosa leggermente differente. Utilizziamo il software che abbiamo scaricato in precedenza, che è ZenMap. ZenMap è l'interfaccia grafica del famoso tool Nmap. Cosa fa? Nmap è un tool di scansione della rete, quindi permette di scansionare la rete al fine di determinare quali servizi sono in ascolto su una certa macchina. Vedremo meglio dopo questo concetto. Quello che ci interessa adesso capire è che con Nmap, quindi con ZenMap, si può effettuare anche la cosiddetta Connect Scan, TCP Connect Scan. Cos'è una Connect Scan? È praticamente una scansione completa, ovvero in cui viene completato il three-way handshake e si instaura la comunicazione. Adesso, dal momento che vogliamo dare un occhio a questo protocollo, al protocollo TCP, utilizziamo quindi questo tipo di scansione. Il comando che dobbiamo dare per effettuare la Connect Scan, non possiamo utilizzarla qui tra le opzioni perché non è presente, dobbiamo scriverla manualmente, ma è molto semplice la sintassi, -st. Questa è la sintassi per la Connect Scan, e poi dobbiamo specificare l'host. In questo caso andiamo a vedere l'indirizzo IP di questa macchina. Ifconfig
Ah, l'abbiamo già lanciato. È 192.168.185.6. Vediamo se effettivamente non è cambiato. Ok. 192.168.185.6. Quindi effettuiamo la scansione verso questa macchina. Innanzitutto verifichiamo che sia raggiungibile. Facciamo un ping. Dovrebbe essere raggiungibile perché c'è un adattatore presente. Perché la 185, andiamo a vedere, è relativa all'adattatore 2. L'adattatore 2 ci dobbiamo chiedere, è presente sull'host? Andiamo a vedere se è presente sull'host, mi immagino che lo sia. L'adattatore 2, eccolo qua, ed è relativo, immagino, alla rete 185, verifichiamolo. Perfetto, 192.168.185.1. Mi aspetto quindi di poterla raggiungere, verifichiamolo con il comando ping. Ping 192.168.185.1, scusate, punto, perso... 185.6. Perfetto, è raggiungibile, quindi ci aspettiamo di poter effettuare la scansione con ZenMap. Il requisito è che ci sia sempre raggiungibilità tra due macchine per poterne effettuare una scansione. Se la macchina non è raggiungibile, non possiamo effettuare la scansione. Questo non vuol dire che dobbiamo verificarlo con il comando ping, perché il comando ping potrebbe essere volutamente disabilitato. Quindi, però, dobbiamo sempre in qualche modo avere la comunicazione. Quindi, anche se il ping è disabilitato, è necessario che però tutti i vari router, diciamo così, all'interno del percorso siano ci portino effettivamente verso la destinazione da noi voluta. Se non c'è raggiungibilità, non possiamo certo effettuare una scansione della rete. Fatta questa premessa, adesso scriviamo quindi 192.168.185.6 e lanciamo quindi, no, ho scritto male, ho messo troppi punti, 185.6. Adesso lanciamo questa scansione, però prima non dimentichiamoci di metterci in ascolto con Wireshark. Quindi Wireshark, quindi ecco qua, Wireshark invio. Questa volta sempre TH0, mettiamo TCP. Siamo in ascolto, protocollo TCP. Facciamo quindi partire la scansione. Scan. Ok, mi sembra che già arrivino diversi pacchetti. Qui adesso vediamo tutto il traffico di tipo TCP che sta arrivando sulla macchina. Nello specifico abbiamo dei pacchetti di reset. Adesso vediamo se riusciamo a completare questa scansione. Ok, la scansione è terminata, ci dice che l'host è up e tutte le porte sono filtrate. Quindi praticamente in questo momento, cioè, non siamo riusciti a completare il three-way handshake perché tutte le porte risultano filtrate. Però poco male, perché intanto noi possiamo comunque fare un'analisi e vediamo che stiamo utilizzando, oltre al protocollo IP, anche il protocollo TCP su tutte le porte. Quindi lui è partito sulla porta, ad esempio, ha iniziato, in questo caso l'ha fatto sulla porta 199, possiamo prenderne un altro, ad esempio questo qui, e immagino che ci sia un'altra porta, 256, non sono in ordine, quindi scorriamo, ne apriamo un altro, protocollo sempre TCP, porta in questo caso 111. E la parte del protocollo, e possiamo vedere anche il flag che è stato impostato, flag SYN, cioè noi praticamente stiamo effettuando esattamente questo. Lui ha mandato un SYN, poi purtroppo non ha ricevuto un SYN-HACK perché tutte le porte sono filtrate, sono chiuse, quindi non possiamo instaurare la connessione TCP. Possiamo provare a fare un'altra cosa, vediamo se funziona, proviamo a connetterci se c'è sul web server della macchina Kali, quindi HTTP, però mettiamoci nuovamente in ascolto, quindi reset. Ci mettiamo in ascolto TCP, anzi sul protocollo HTTP, che è basato sul protocollo TCP, e proviamo a digitare http://192.168.185.6.
168.185.6. Ok, la connessione non c'è un web server praticamente attivo. A questo punto possiamo fare una cosa. Quello che possiamo fare è attivare al volo un web server. Quindi andiamo sulla macchina Kali. Apriamo il terminal, una nuova finestra. Facciamo questi esercizi così da comprendere bene il concetto. E digitiamo quindi questo comando Python. La sintassi è meno m, se non ricordo male, meno m. Simple. HTTP server, dobbiamo specificare una porta, ad esempio la 8000. Vediamo se funziona. Ho scritto male, mi sembra. Simple HTTP server. Invio. Adesso ci dovrebbe essere questo server in ascolto sulla porta 8000. Torniamo su ZenMap, aggiungiamo come di effettuare la scansione però sulla porta 8000, quindi possiamo farla, potremmo lanciarla nuovamente, ma mettiamo solo la porta 8000. Detto questo, mettiamoci nuovamente in ascolto con Wireshark. Siamo effettivamente in ascolto. Riavviamo per sicurezza. Lanciamo la scansione. Ok. TCP, perché non me lo trovo ovviamente. Eccolo qua. Perfetto. Oh, finalmente siamo riusciti a vedere lo scambio a tre vie completo. Come si può osservare, adesso abbiamo pacchetto SYN, SYNACK, HACK. Poi ovviamente viene resettato il tutto perché Nmap poi resetta la connessione. Cioè adesso ha effettuato la connect scan, ha visto che abbiamo risposta, tant'è vero ci dice che la porta è aperta. Questa volta la porta risulta aperta e poi resetta la connessione. Questo è quello che fa normalmente Nmap. E qui andiamo a vedere adesso, se clicco sul pacchetto, mi vedrò questa volta il protocollo TCP. Come porta di destinazione, questa volta abbiamo proprio la porta 8000, che è quella su cui abbiamo deciso di mettere in ascolto, ricordo, il nostro web server al volo. Questo qui. Eccolo qua, servi, e tra l'altro poi ci restituisce dei dati perché ha visto che qualcuno si è connesso, quindi ci dà questa informazione. Però sulla porta 8000, quindi abbiamo visto anche, abbiamo analizzato il protocollo TCP. Ripeto, caratteristica importante è questo three-way handshake, SYN, SYNACK, HACK. In questa sezione parleremo di SCAPI. SCAPI è un modulo Python per la manipolazione dei pacchetti di rete. Opera sia a livello 2 che a livello 3 e permette di effettuare delle manipolazioni molto complesse. Noi finora ci siamo serviti di altri moduli, ad esempio il modulo Socket, che comunque ci permette di effettuare delle operazioni, di creare comunque dei programmi piuttosto articolati. Tuttavia, SCAPI è molto conosciuto nell'ambito delle reti proprio perché è da una parte molto semplice, ma dall'altra parte ha delle grandissime potenzialità. La prima operazione da svolgere è l'installazione del modulo, quindi nel caso si utilizzi PyCharm si va su File, si va su Settings, Project, Project Interpreter. Clicchiamo sul più, digitiamo SCAPI e installiamo il pacchetto. Quindi SCAPI, install package. Philip Biondi è l'autore di questo pacchetto. Installato correttamente, clicchiamo con OK. Altra possibilità se lavoriamo direttamente dalla shell. In questo caso io sto utilizzando una distribuzione Kali Linux, dovrebbe essere già installato di default. Per verificarlo, digito SCAPI, invio. Attendiamo qualche secondo così da visualizzare se è presente. In questo caso è presente. Quindi CTRL D e usciamo. Nel caso non fosse presente,
Gli step di installazione più rapidi sono installare innanzitutto il Python installer, quindi pip, Python installer package, quindi su apt install Python 3-pip. Qui cambiamo il layout della tastiera, italiano, meno pip. Facendo così installiamo il Python installer. Una volta installato questo, il comando successivo da lanciare sarà pip3 install -python3. E quindi installiamo il modulo. Per verificare, ripeto, basta digitare Scapy e si può vedere se è presente o meno. Adesso nel prossimo video quindi iniziamo a lavorare con questo strumento. Adesso iniziamo quindi a prendere confidenza con questo strumento. La prima operazione da effettuare è accedere su Scapy, quindi digitando Scapy, e qui si apre il prompt di Scapy. E possiamo iniziare quindi a lanciare alcuni comandi. Il primo comando che vorrei mostrarvi è send. Send è un metodo che permette l'invio di un pacchetto. Ovviamente esistono altri metodi che permettono l'invio di un pacchetto. Questo è il primo metodo che possiamo adesso esaminare e poi lo spiegheremo comunque nel dettaglio. Quindi adesso lanciamo subito l'invio di un pacchetto. Questa è la sintassi. Send. Quindi send, e qui come parametro dobbiamo specificare che cosa vogliamo fare. In questo caso noi vogliamo mandare, inviare un pacchetto di tipo ICMP. Quindi banalmente vogliamo simulare il comando ping, quindi inviando un ICMP echo re. Questo è ICMP echo reply. Nello specifico noi adesso invieremo un pacchetto ICMP verso una destinazione. In questo caso come destinazione possiamo anche mettere banalmente localhost. Poi specificheremo altre destinazioni. Un altro aspetto interessante di Scapy è che praticamente si basa sul concetto di layering, di praticamente fusione tra livelli del modello ISOSI. Mi spiego meglio, per inviare un pacchetto di tipo ICMP abbiamo bisogno di effettuare un layering anche con il livello IP, perché il livello IP è quello che permette di gestire, livello IP intendo livello rete, perché a livello rete che utilizziamo il protocollo IP che permette di gestire l'indirizzamento logico dei nostri pacchetti. Quindi non possiamo utilizzare solo il protocollo ICMP, dobbiamo per forza utilizzare la combinazione del protocollo IP insieme a quello ICMP. Quindi praticamente dobbiamo fare riferimento a livello 3, livello rete del modello ISOSI. E questo è normale, ogni volta che si parla di indirizzi IP stiamo facendo comunque riferimento a livello 3. Per cui iniziamo a utilizzare l'oggetto IP dove dovremo specificare una destinazione. DST sarà uguale ad esempio a localhost, quindi 127.0.0.1. Adesso abbiamo detto che una volta, quindi con questa sintassi, stiamo praticamente utilizzando il protocollo IP specificando questa destinazione. Adesso dobbiamo però inviare un pacchetto di tipo ICMP, quindi slash, e adesso andiamo a utilizzare l'oggetto ICMP, quindi ICMP. Possiamo anche qui specificare come argomento delle opzioni legate al protocollo ICMP come il type e quant'altro. Per adesso le vedremo poi dopo, non ci interessa. Mettiamo ad esempio un payload, mettiamo delle informazioni, quindi slash, ad esempio ciao mondo. E questo è il comando completo, metodo send, che prende in ingresso varie cose, tra cui i protocolli di utilizzo, in questo caso IP e ICMP. Noi vogliamo inviare un pacchetto di tipo ICMP,
in cui mettiamo il payload Ciao Mondo, e per farlo dobbiamo utilizzare il protocollo IP, che ci permette di gestire l'indirizzamento logico delle macchine e di specificare quindi una destinazione. Adesso lo inviamo e vediamo se intanto la sintassi è corretta. Quindi invio, e infatti come risposta otteniamo sent one packet, inviato un pacchetto. Possiamo anche verificare se in effetti è così, quindi ad esempio utilizziamo Wireshark. Scusate, si potrebbe utilizzare anche TCP dump, ma adesso per visualizzarlo in maniera più immediata utilizziamo Wireshark. Quindi attendiamo qualche secondo, e quello che faremo adesso è inviare un nuovo pacchetto, questa volta mettendoci in ascolto con Wireshark. Quindi noi come destinazione specifichiamo 127.0.0.0.0.1, quindi localhost, per cui ci dobbiamo mettere in ascolto su questa interfaccia. Quindi loopback, questa qui, selezioniamo questa, clicchiamo su start, adesso siamo in ascolto, possiamo anche specificare il protocollo ICMP. Non c'è molto traffico su questa interfaccia, quindi potremmo anche non specificarlo, come si vede non ci sono pacchetti in arrivo, tuttavia specifichiamo ICMP. Adesso lanciamo nuovamente il comando e vediamo se riusciamo a intercettare la risposta con Wireshark. Quindi lancio il comando e come si può osservare la risposta è stata immediatamente intercettata. Source 127.0.0.1, destination 127.0.0.1, protocollo ICMP. Vediamolo in formato più, vediamolo più grande. Innanzitutto notare Ciao Mondo, cioè notare che noi in questo pacchetto di tipo ICMP abbiamo iniettato un payload. Il payload è Ciao Mondo, esattamente quello che volevamo. Poi altro aspetto da notare è il fatto che abbiamo questo layer, Internet Protocol version 4, questo è il riferimento al layer IP, ed è in effetti corretto perché noi qui abbiamo utilizzato il livello IP, quindi è giusto che visualizziamo questo. Però poi noi, a noi ci è servito il protocollo IP per inviare un pacchetto di tipo ICMP, ed è qui che ne abbiamo la riprova. Chiudo e qui abbiamo l'Internet Control Message Protocol e abbiamo inviato una richiesta, un echo request, pacchetto di protocollo ICMP, nello specifico type 8 è echo request. Poi vedremo i vari type che sono presenti. Tuttavia in questo esercizio per vedere subito come si procede per l'invio di un pacchetto. Adesso iniziamo ad effettuare qualche piccola manipolazione sul pacchetto ICMP che abbiamo in precedenza inviato. Questo è quanto abbiamo inviato in precedenza. Ripeto, send ci permette l'invio, IP per fare riferimento all'indirizzamento logico e ICMP per generare un pacchetto di tipo ICMP. Ciao Mondo e il payload. Adesso quello che possiamo fare è specificare il type ICMP. Quindi innanzitutto andiamo a vedere cos'è il type del protocollo ICMP. Quindi scriviamo ICMP type quindi attendiamo che carichi. Ok, Internet Control Message Protocol, e vediamo se qui ci visualizza anche i type. Eccoli qui. Questi qui sono praticamente è il tipo che specifica il tipo di pacchetto ICMP. Vediamolo anche graficamente, che forse si vede meglio. Quindi andiamo su immagini. È un po' lenta la connessione. E qui possiamo osservare i type, ad esempio type 0 echo reply, type 3 destination reachable. Noi prima abbiamo inviato 8, ovvero echo request. Adesso proviamo ad esempio a utilizzare il type 3 destination unreachable, quindi a simulare
la creazione di un pacchetto di questo tipo. Quindi torniamo sulla nostra macchina virtuale e digitiamo send. Come sempre utilizzo, questa volta specifichiamo, quindi innanzitutto protocollo IP per gestire l'indirizzamento logico, e specifichiamo una source. Quindi src per specificare source, qui mettiamo l'indirizzo IP sorgente, ad esempio noi, anzi utilizziamo un indirizzo IP che non esiste per vedere proprio come possiamo effettuare delle manipolazioni sul pacchetto, quindi 192.168.1.10. Specifichiamo come destination sempre localhost, così siamo in grado di andare a vedere la risposta sull'interfaccia loopback, quindi 127.01, combinato con che cosa? Con il livello, con il protocollo ICMP, due punti, questa volta specificandone il tipo. Abbiamo detto type 3, quindi type uguale a 3, e lasciamo sempre il payload, quindi slash, ad esempio, come stai. Quindi riepiloghiamo, utilizziamo l'oggetto IP che ci permette di gestire l'indirizzamento, indirizzo IP sorgente, indirizzo IP destinatario, e combinato con il protocollo ICMP. Quello che vogliamo inviare è un pacchetto di tipo ICMP type 3, ovvero destination unreachable, in cui inseriamo comunque sempre un payload. Mettiamoci adesso quindi in ascolto nuovamente. Filtrare sempre per ICMP è corretto. Invio il pacchetto adesso. Pacchetto inviato, come si può osservare è stato subito intercettato. Apriamolo. E ovviamente abbiamo qui ci evidenza che comunque è un pacchetto. Wireshark rileva che questo pacchetto è qualcosa che ha qualcosa di strano, e giustamente. Però abbiamo tutto ciò che ci serve. Abbiamo il livello IP perché non l'abbiamo specificato. Infatti, come osserviamo, abbiamo che la source è quella che noi gli abbiamo messo. La destination è 127.001. E poi nello specifico, entrando nel merito del protocollo ICMP, abbiamo che abbiamo inviato un pacchetto di tipo type 3, destination unreachable. Adesso è necessario fare un passo ulteriore e sfruttare uno dei punti di forza di Skepi, ovvero la possibilità di inviare e ricevere messaggi. Negli esempi precedenti abbiamo utilizzato il metodo send. Il metodo send ci permette di inviare il pacchetto ma non di ricevere delle risposte, e in effetti questo in contesti di analisi del traffico di rete ha poco senso, perché comunque ci aspettiamo che se ci aspettiamo, dato un certo messaggio inviato, di avere una qualche risposta, altrimenti il traffico sarebbe unidirezionale. E allora introduciamo tre metodi messi a disposizione da Skepi. I metodi sono SR, che sta per send receive. Questa funzione infatti si utilizza per inviare e ricevere pacchetti di livello 3, quindi con SR, con questo metodo, noi inviamo e riceviamo a livello 3 del modello ISOSI. Abbiamo poi send receive 1, ovvero questa funzione ritorna un solo pacchetto di risposta relativamente ad un pacchetto di livello 3 inviato. Quindi se non vogliamo ricevere molti pacchetti di risposta, ma ci interessa prendere il primo ed esaminare quello, utilizzeremo la funzione sendReceive1, ed è una funzione effettivamente molto utile che anche nei nostri esempi successivamente utilizzeremo. Abbiamo poi SRP, ovvero la funzione di sendReceive però applicata ai pacchetti di livello 2, quindi non parliamo di siamo a livello di protocollo ARP, MAC address e quant'altro, quindi siamo a un livello più basso, non siamo ancora a livello di indirizzamento logico. Adesso quindi proviamo ad inviare un pacchetto di tipo ICMP utilizzando appunto uno di questi metodi messi a disposizione. Come si osserva, allora abbiamo avviato la macchina Windows che ci servirà come macchina destinazione.
Quindi settiamo il tutto e quello che dobbiamo fare è innanzitutto ottenere l'indirizzo IP di questa macchina, quindi cmd, digitiamo il comando ipconfig. L'indirizzo IP è 192.168.146.128. Quindi adesso andremo a utilizzare il metodo sr1, ovvero send receive one, ovvero vogliamo ottenere un solo pacchetto di risposta. Quindi semplicemente definiamo innanzitutto una variabile pacchetto ICMP, ad esempio, pacchetto ICMP, che sarà uguale a che cosa? A send receive one. Di che cosa? Beh, innanzitutto noi vogliamo inviare un pacchetto di tipo ICMP. Sappiamo che per inviare un pacchetto di tipo ICMP abbiamo bisogno del protocollo IP. Di conseguenza, digitiamo che specifichiamo IP, aperta, chiusa, e qui mettiamo una destinazione. Possiamo specificare anche il source. Mettiamo adesso la destinazione. Come destinazione mettiamo la nostra macchina Windows, quindi destination DST sarà uguale a cosa? 192.168.146.128. Ovviamente dobbiamo unificare il livello ICMP, quindi ICMP aperta chiusa, senza specificare il type questa volta. Mandiamo un ICMP echo request e se la macchina Windows gli è consentito ricevere i pacchetti di tipo ICMP, ci aspettiamo che ci dia un ICMP echo reply. Quindi noi, utilizzando il metodo sr1, cercheremo di catturare proprio questa risposta. Per farlo possiamo sempre utilizzare Wireshark, ci mettiamo questa volta in ascolto sulla ETH0, non più sulla loopback, quindi cambiamo l'interfaccia di rete, spostiamoci, start. Filtriamo per ICMP perché lavoriamo sempre con questo tipo di pacchetto per il momento e proviamo a eseguire. Invio. Ok, come si può leggere, già dalla risposta ci dice finito di inviare un pacchetto, ha ricevuto due pacchetti, got one answer e ho preso una risposta proprio perché stiamo utilizzando il metodo sr1 e lui ha preso un pacchetto di risposta. Adesso noi lo andremo a esaminare qui, quindi stop. Qui abbiamo diversi pacchetti, ma quello che interessa a noi sono questi due, quindi questi non ci interessano, li possiamo anche momentaneamente ignorare. Così non ci confondono. E come possiamo osservare, abbiamo questo pacchetto qui, che è il pacchetto che abbiamo inviato noi, ICMP echo, questo è un pacchetto di tipo ICMP echo request, da 192.168.146.142 che siamo noi, alla macchina Windows. La macchina Windows a questo punto ci ha risposto con un pacchetto di tipo echo reply, che noi siamo riusciti a catturare anche con Scapy. In questa seconda parte del corso parleremo dell'external pentest. Cosa si intende con questo termine? Si intende l'esecuzione di un penetration testing in una posizione esterna rispetto alla rete cliente. E qui ci sono alcune precisazioni da fare. Innanzitutto, penetration testing. Lo abbiamo già visto. Cosa si intende con questo termine? Ovvero l'atto autorizzato di accedere ad una rete bersaglio al fine di riuscire a identificarne le vulnerabilità e i punti di accesso, così da effettuare successivamente i remediation step che metteranno tale rete al sicuro. Questa è l'idea generale del penetration testing. In questo caso si parla di external, ovvero cambia il punto di vista. Ci troviamo in una posizione esterna rispetto alla rete del cliente. Praticamente non abbiamo nessuna interazione con la rete del cliente e ci troviamo all'esterno.
E questo ovviamente lo differenzia rispetto all'internal pen test, dove invece il penetration tester si trova all'interno della rete del cliente. Quindi qui è importante capire che il punto di vista del pen tester, ovvero colui che effettua il penetration test, sarà completamente differente e la conoscenza visibilità della rete sarà anch'essa differente. Ovviamente, se parliamo di internal pen test, io avrò molti più elementi conosciuti all'interno dell'infrastruttura, viceversa, se mi trovo in una all'interno dell'external pen test, la mia conoscenza della rete sarà ridotta. Ovviamente entrambi i test sono importanti, ma si prefiggono degli scopi leggermente differenti. Noi in questa seconda parte del corso ci focalizzeremo appunto solo sulla parte external. Facendo riferimento alla tipologia di pen test, abbiamo che quest'ultimo si può appartenere a tre differenti categorie: black box PT, white box, gray box. Allora, queste categorie in cosa si differenziano? Si differenziano per la visibilità che il pentester ha sull'infrastruttura del cliente. Nel black box PT, black sta appunto per nero, scatola nera black box, nel senso che il pentester ha pochissimi dettagli sulla rete del cliente. Praticamente non ha niente, ha solo il nome ovviamente dell'organizzazione, del sito web, e da lì sarà compito del pentester riuscire a trovare eventuali punti di accesso e accedere alla rete. Subito sotto la categoria black box abbiamo la gray box, gray, grigio, nel senso che abbiamo solo alcuni dettagli della rete del cliente. Quindi il cliente ci fornisce alcune informazioni che per lui e per noi sono rilevanti, tuttavia non ci fornirà qualsiasi dettaglio della rete. Invece, questo è quello che succede nella categoria white box, dove appunto white nel senso bianco, il pentester ha moltissime informazioni sull'infrastruttura del cliente. E quindi, ritornando all'external pen test, noi ci troviamo nella categoria black box, cioè possiamo dire che l'external pen test rientra all'interno della categoria black box, dove il pentester non possiede alcuna informazione sulla rete bersaglio, ad eccezione, come stavo giusto dicendo prima, del nome dell'azienda o del sito web aziendale principale. Torneremo poi su questo punto perché il sito web principale è sicuramente è un'informazione necessaria, ma noi poi, partendo proprio dal sito web aziendale, andremo alla ricerca di tutta una serie di sottodomini e eseguiremo così il processo di enumerazione dei sottodomini, ma questo lo vedremo successivamente. Adesso, in questo video, quello che ci interessa comprendere è cos'è l'external pen test e soprattutto come cambia il punto di vista del pen tester rispetto alle altre categorie, all'internal pen test, oppure facendo riferimento alla tipologia di pen test, black box, white box, gray box. Nell'external pen test ci troviamo all'interno della categoria black box. Definito cosa si intende con external pen test, adesso parliamo dell'approccio da utilizzare. L'approccio che utilizzeremo per eseguire un external pen test sarà sostanzialmente differente da quello utilizzato durante un internal pen test. Perché? In linea generale, la rete dall'esterno sarà maggiormente protetta rispetto ai meccanismi di difesa interni. Naturalmente ci sono delle eccezioni, ma in linea di massima è così. E questo è un principio molto importante che farà cambiare, variare il nostro approccio rispetto all'esecuzione di un internal pen test. Perché all'interno della rete del cliente si può presupporre ragionevolmente che i meccanismi di difesa, quindi i vari sistemi, dispositivi di protezione, sono in qualche modo minori rispetto alle protezioni invece esterne. E questo è il motivo che ci spingerà ad utilizzare un approccio differente.
Ne consegue che, durante un external pen test, le probabilità di accedere alla rete sfruttando una vulnerabilità nota, quindi utilizzando il relativo exploit, sono drasticamente ridotte rispetto all'internal pen test. Altro punto importante, quindi noi non punteremo, diciamo, non focalizzeremo tutti i nostri sforzi cercando di trovare una vulnerabilità sfruttabile e poi, utilizzando l'exploit, accedere alla rete interna. Proprio perché è molto più difficile, può succedere, ci sono delle eccezioni, però ci dobbiamo focalizzare anche su altri aspetti, e questo non vuol dire solo su questi aspetti, ma anche su questi, quali ricerca di informazione tramite tecniche OSINT. L'OSINT nell'External Penetration Testing è fondamentale proprio perché ci permette di estrarre, di ottenere tutta una serie di informazioni che ci possono facilitare tantissimo poi il compito di accedere in qualche modo alla rete bersaglio. Quindi l'OSINT è nell'external pen test che riveste un ruolo fondamentale piuttosto che nell'internal pen test, dove invece non è così rilevante. E poi altri due punti fondamentali: l'analisi dei portali web e delle applicazioni web, proprio per il motivo che abbiamo detto, dal momento che accedere alla rete sfruttando una vulnerabilità presente in un protocollo di rete classico, diciamo standard, è molto difficile, e invece molto più probabile nell'internal pen test. Pensiamo solo ad esempio al protocollo SMB, a tutta la struttura Active Directory all'interno di una rete bersaglio. Invece nella parte esterna le barricate, i muri di difesa sono molto più forti, e allora noi dobbiamo spostare il nostro approccio, il punto di vista, ecco perché l'approccio è differente, e ci dobbiamo focalizzare su questi aspetti: tecniche OSINT, portali web, applicazioni web. Però attenzione, ciò non toglie che l'analisi delle vulnerabilità, sia sui protocolli di rete che lato web application, dovrà essere comunque eseguita. Quindi non vuol dire che io comunque non eseguo neanche un vulnerability assessment, oppure ignoro totalmente l'analisi sui protocolli di rete. Dovrò comunque analizzarli, però ci dobbiamo focalizzare anche su questi aspetti. Passo 8.3. In questo passo si effettueranno dei semplici attacchi, sempre in un contesto di rete locale. Nello specifico abbiamo due differenti passi. Passo 8.3.1, MAC spoofing. Il tool che useremo è Technetium MAC Address Changer. Ovvero, il MAC spoofing si intende il fatto di cambiare il proprio MAC address della propria scheda di rete a piacimento, così da riuscire a sembrare un altro dispositivo all'interno della rete e non quello invece che dovremmo essere realmente con il nostro MAC address originale. Per cui adesso andremo a vedere un video in cui effettueremo questa simulazione per poi successivamente passare all'altra tipologia di attacco. Per cui quello che faremo è connettersi alla macchina Windows, e nello specifico utilizzeremo la macchina Windows 7. Dovremo scaricare il tool chiamato Technetium MAC Address Changer direttamente da Google, quindi lo digitiamo su Google e clicchiamo sul primo link. Successivamente cliccheremo su Download Now e lo installeremo. Io, come si può osservare, l'ho già scaricato e installato. Questo qui è il tool. Quello che faremo adesso è verificare com'è il nostro MAC address attuale, poi lanciare il tool e successivamente riverificare quello cambiato. Per fare ciò utilizzeremo ZenMap, il tool di scansione della rete che abbiamo già utilizzato in precedenza. Per cui lo avviamo, selezioniamo come profilo il ping scan. Il ping scan è un tipo di scansione che ci fornisce, se in contesti locali, anche il MAC address della macchina. Andiamo a prendere l'indirizzo IP di questa macchina, quindi start cmd ipconfig, e questa macchina è indirizzo 192.168.56.102. Per cui andiamo a effettuare il ping scan 192.168.56.102. Clicchiamo su scan, la scansione dovrebbe partire, ok, e come si può osservare ci restituisce il MAC address di questa macchina.
Adesso andiamo ad avviare il tool come amministratori, yes. E come si può osservare, ci viene restituito anche sul tool il MAC address attuale 0080027B1BB74. Come si può osservare, è lo stesso. Adesso abbiamo la possibilità di inserire noi un MAC address che a nostro piacimento, oppure generarne uno casualmente, un random MAC address. Scegliamo questa opzione, quindi clicchiamo su Random MAC Address, ci viene proposto questo MAC Address, lasciamo pure la spunta su automaticamente riavvia tutta la rete così da farlo acquisire velocemente e clicchiamo su Change Now. Adesso è in fase di cambiamento e come si può osservare il MAC Address è stato cambiato con successo. Abbiamo poi la possibilità di ripristinare quello originale. Quindi adesso questo è il MAC address cambiato, Active MAC address. Andiamo a vedere se è così. Quindi innanzitutto attendiamo qualche secondo che scompaia questa icona con l'ingranaggio che gira. Attendiamo qualche secondo così che il DHCP server riesca a fornire nuovamente l'indirizzo IP a questa macchina, perché ricordiamoci che su questa macchina abbiamo in esecuzione un DHCP server che viene fornito da Oracle VirtualBox, praticamente dall'adattatore virtuale. Infatti se noi adesso digitiamo ipconfig probabilmente non abbiamo ancora indirizzo, vediamo 169, quindi ancora non ci è stato assegnato alcun indirizzo IP valido, per cui dobbiamo attendere qualche secondo, vediamo se adesso ci siamo, lanciamolo più volte, ci vuole sempre qualche secondo, non è proprio immediata come cosa. Eccolo qua, 192.168.56.109, quindi questa volta andiamo a modificare, mettiamo 109, lanciamo nuovamente la scansione, il ping scan, e vediamo il MAC address. Come si può osservare, il MAC address è questo qui, CCF3A5022F40, che è esattamente questo qui, CCF3A5022F40, quindi ci stiamo presentando sulla rete con un altro MAC address e abbiamo quindi realizzato il MAC spoofing. A questo punto poi, se vogliamo ripristinare la situazione originaria, semplicemente clicchiamo su Restore Original. Clicchiamo qui. Il MAC address originale è stato ripristinato. Questo qua. E infatti adesso l'original corrisponde con quello attivo. Dobbiamo attendere ancora che venga ripristinato il tutto, per cui attendiamo qualche secondo. Come si può osservare, adesso non abbiamo alcun indirizzo. Ci vuole più tempo perché appunto lo stiamo utilizzando il DHCP server. Se avessimo voluto velocizzare il tutto bastava impostare gli indirizzi IP statici e non sfruttare il DHCP server, che in questo caso ci rallenta. Tuttavia è questione di pochi secondi, al massimo un minuto o due, quindi possiamo attendere. Ovviamente il MAC spoofing si può effettuare anche su macchine Linux. In questo caso è molto comodo su macchine Windows, perché abbiamo un tool grafico che ci permette di realizzare con un click questo tipo di, chiamiamolo, attacco. Quindi ovviamente il MAC spoofing poi si utilizza insieme ad altre tecniche più avanzate per riuscire a effettuare attacchi più complessi. Allora, adesso qui si è ristabilizzato, digitiamo ipconfig e a breve dovremmo riottenere l'indirizzo, ok, 192.168.56.102, quindi rimettiamo il 102, clicchiamo su scan e vediamo se ritorna il MAC address originale, ok, 0080027B1, che è esattamente il MAC address originale, per cui terminiamo qui questa simulazione. Adesso siamo giunti al passo 8.32, DHCP Starvation Attack, il tool che useremo è Yersinia. Praticamente sfruttiamo il passo precedente, ovvero il fatto di aver compreso che cos'è un MAC spoofing, per mostrare brevemente come si realizza questo tipo di attacco, sempre parlando di contesti locali.
In questo tipo di attacco quello che faremo è mandare tutta una serie di richieste di HCP all'attuale DHCP server, ovvero quello legittimo, così che quest'ultimo termini tutto il range di indirizzi IP che può assegnare alle macchine. Così facendo, praticamente realizziamo una sorta di attacco denial of service al DHCP server, così che un attaccante possa poi eventualmente introdurre un rogue DHCP server, ovvero un DHCP server falso, che assegni lui l'indirizzo IP appartenenti alla rete dell'attaccante, così che poi l'attaccante possa successivamente effettuare lo sniffing del traffico. Il tool che si utilizza in questi casi è appunto Yersinia. Lo possiamo utilizzare anche nella sua versione grafica, digitando dal terminal Yersinia-G. -G nel senso che serve l'opzione -G avvia l'interfaccia grafica, quindi basta digitare Yersinia-G e automaticamente ci appare l'interfaccia grafica. Questo tool permette di eseguire tutta una serie di attacchi sempre in contesti locali, tra cui se noi andiamo su DHCP, come si osserva, abbiamo la possibilità di lanciare questo tipo di attacco, ovvero clicchiamo su Lancia attacco. E qui dobbiamo specificare quello che vogliamo fare. Nel nostro caso manderemo dei discover packet che praticamente non sono altro che una serie di richieste che praticamente vanno ad esaurire il pool di indirizzi IP che può assegnare il DHCP server. Come riescono a fare questo? Praticamente Yersinia va a cambiare il MAC address a ogni richiesta, eseguendo quello che abbiamo visto prima, ovvero il MAC spoofing. Quindi due attacchi in un certo senso sono collegati. Quindi cliccando su OK, lui andrà a mandare poi tutta una serie di richieste. E per ognuna delle richieste cambierà il MAC address. A questo punto, dopo un po' di tempo, ovviamente il DHCP legittimo non sarà più in grado di accettare altre richieste, avendo terminato il range di indirizzi IP, e a questo punto l'attaccante introdurrà un suo DHCP server così da riuscire ad alterare praticamente il normale flusso di rete e far sì che tutto il traffico venga deviato verso la rete appunto dell'attaccante. Così si realizza questo tipo di attacco.